Bentrovati. Video sulla classificazione delle macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, parte quarta. Nelle rotatrici che utilizzano la polverizzazione meccanica a getto proiettato, la polverizzazione derivante dalla pressione imposta al liquido, quando questo fuoriesce dagli ordini di trasmissione, è data dagli ugelli ed è in funzione della loro tipologia costruttiva. Negli anni la tecnologia ha via via sempre più perfezionato e curato lo sviluppo di questi piccoli apparati, rendendoli sempre più rispondenti alle esigenze di un uso corretto sia tecnico che conformi alle tematiche sull'inquinamento ambientale. E da qui lo sviluppo degli ugelli cosiddetti antideriva, che limitano appunto la deriva del liquido errorato. La tipologia è in funzione della loro caratteristica tecnica e abbiamo l'ugello a cono vuoto, a ventaglio, a getto rettilineo e a specchio. A cono vuoto dà una polarizzazione che va da 150 a 200 micron, a ventaglio da 250 a 450 micron, a getto rettilineo da 600 a 1200 micron e a specchio da 1000 a 1500 micron. I primi due, avendo una polarizzazione maggiore, sono indicati per le colture arboree. Invece, a getto rettilineo e a specchio sono utilizzati più su colture erbacee o per lo spandimento di fertilizzanti liquidi. In azione, irroratrice con ugelli normali e con ugelli antideriva, dove praticamente il getto non mostra fenomeni di innalzamento di nubi. Questo ugello a cono vuoto o turbolento ad iniezione d'aria si chiama turbodrop. All'interno si possono osservare varie sezioni dove attraverso la piastrina dosatrice aria e liquido vengono a contatto e al passaggio del liquido miscelato con l'aria si creano gocce più grosse e pesanti, in quanto si sono aggregate delle bolle d'aria e questo ne impedisce lo spostamento per deriva e a contatto con la superficie fogliare lo scoppio delle bolle causa una seconda polverizzazione detta punto di contatto, che si distribuisce uniformemente sul bersaglio colpito. Anche le aerolitrici equipaggiate con le barre a manica d'aria contribuiscono alla riduzione dell'effetto deriva. Infatti, quando i ventilatori sono in uso e spingono il getto verso le colture, non si nota alcuno spostamento laterale della massa aerorata. In questo modo, questa tipologia di roratrici riesce a lavorare bene anche in condizioni di vento moderate, con velocità di manovra oltre i 30 km orari. Sull'ugello ci sono dei codici che lo codificano e riguardano il modello, l'angolo di apertura del getto, la portata che è in funzione del colore, la quantità della portata, il materiale di costruzione e la ditta che l'ha costruito. I materiali costruttivi degli ugelli ne determinano le caratteristiche. La ceramica e l'acciaio inossidabile sono quelli che garantiscono maggiore efficienza e qualità nell'uso. Il polimero e l'ottone sono materiali che hanno un'efficienza inferiore rispetto ai primi. Gli ugelli esprimono delle caratteristiche di impiego che lo rendono idonei solo per usi specifici. Non è possibile utilizzare un ugello per tutti i tipi di intervento. In questo caso, le varie colorazioni sono legate alla caratteristica unica di ogni ugello. Quindi, se è verde è ottimale, arancio accettabile, giallo non consigliato ma possibile, rosso da evitare assolutamente. In relazione alla taratura e calibratura, se gli ugelli non hanno fatto questa operazione, il risultato ovviamente è negativo. Se invece l'operazione è stata fatta correttamente, pulendo e o sostituendo gli ugelli non idonei e opportunamente tarati e calibrati sulla coltura da trattare, il risultato non può essere invece che positivo. Qua si vedono diverse tipologie di ugelli dove si può vedere la parte usurata e la corrispettiva parte nuova. La foto è ingrandita per riuscire a vedere le difformità che ad occhio nudo non si riescono a cogliere e che invece fanno la differenza nell'esercizio tecnico dell'irrorazione. Nell'influenza dell'usura degli ugelli sull'uniformità di distribuzione, questo è un diagramma di flusso che viene scattato sul banco prova dove si verifica la funzionalità degli ugelli. Nella foto A siamo in presenza di ugelli nuovi che
danno una distribuzione uniforme perché adeguatamente sovrapposte. Infatti, il coefficiente di variazione è uguale al 6%. Nella foto B siamo in presenza di ugelli usurati, che hanno una portata maggiore con lo spruzzo concentrato al centro. Infatti, il coefficiente di variazione è uguale al 35%. Nella foto C siamo in presenza di ugelli danneggiati, che hanno una distribuzione molto irregolare, in eccesso o in difetto. In questo caso, il coefficiente di variazione è uguale al 57%. E questi sono ugelli da sostituire. E quando il risultato del coefficiente di variazione supera il 10%, bisogna intervenire o per la pulizia degli ugelli o per la loro sostituzione. Il sistema antigoccia è quello che garantisce che nelle interruzioni del trattamento la pressione all'interno del circuito non sfoci in gocciolamenti nel terreno. Il sistema antigoccia è obbligatorio. Grazie per l'attenzione e alla prossima.